Buonasera a tutti. Dopo i mercoledì della FIDE, in modo straordinario abbiamo anche un venerdì della FIDE che è nato da un'esigenza particolare. Tutti quanti sappiamo che in questo momento si stanno susseguendo delle ordinanze dei DPCM che invitano, soprattutto per la scuola secondaria di secondo grado, alla didattica a distanza, alla didattica mista. Allora, come FIDE abbiamo sentito l'esigenza di condividere il lavoro che FIDE con l'UNI, l'ente di normazione italiana, Accredia, abbiamo portato a casa dopo un intenso lavoro nel periodo di lockdown. Infatti, il 24 giugno scorso è terminata la consultazione proprio, cioè l'iniziativa è partita proprio dalla FIDE, ma poi ha trovato queste realtà che ho citato prima ben disponibili e abbiamo costituito un gruppo di lavoro. E questo ci ha permesso poi di presentare a tutti in modo ufficiale le linee guida che adesso vedrete anche sul vostro schermo, anche poi ci sarà dato anche l'indirizzo dove sarà possibile scaricarle, che è una ricchezza perché oltre che avere delle prime pagine appunto la prassi di riferimento, in appendice c'è una ricca antologia di linee guida per poter accompagnare le nostre scuole in quello che è la gestione della didattica a distanza e la didattica mista nelle scuole di ogni ordine e grado. E perché abbiamo fatto in modo intenso, abbiamo lavorato in modo intenso a questo volume? Perché c'era la volontà di mettere a disposizione di tutti gli operatori scolastici, gli educatori, un'esperienza, no? Un'esperienza che in modo così straordinario abbiamo raccolto soprattutto dai primi giorni di marzo, quando in modo inaspettato siamo stati catapultati in una situazione che per molti DAD, didattica a distanza, non diceva ancora nulla, ma tanti, tanti docenti che in modo intenso, in modo proprio collaborativo, hanno cercato strade, percorsi per rendere, ecco, a me piace sottolineare questo, questa didattica a distanza, una didattica di vicinanza, come raggiungere gli occhi, il volto dei loro alunni. Pertanto un documento che non è tanto soltanto una raccolta di aspetti tecnici o di strategie varie, ma porta anche un vissuto nel quotidiano, un quotidiano che veramente ci ha ritrovati un po' impreparati. Allora, noi speriamo che non ci sia necessità di dover ricorrere di nuovo a tutti a questa didattica, ma sappiamo che per vari motivi, ecco, già molte nostre realtà sono state coinvolte in questa didattica a distanza e didattica mista. L'incontro di oggi l'abbiamo voluto proprio per dare un ulteriore servizio alla scuola tutta, perché questo documento non è solo per la scuola cattolica, è partito dall'impegno che come FIDE abbiamo profuso nell'organizzare un gruppo di lavoro, ma i suoi risvolti sono proprio a favore di tutta la scuola, ma soprattutto non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. La prassi ha proprio questo obiettivo, no? Di essere applicabile in qualsiasi parte del mondo, integrando la disciplina legislativa chiaramente in vigore nei paesi dove si applica. E io ringrazio nuovamente il tavolo di lavoro che in modo intenso, in modo competente ha lavorato alla stesura di queste linee guida. Citarle tutte diventa un pochino difficile perché siamo stati veramente tanti impegnati,
Permettetemi, ecco, in questo momento di salutare la referente dell'impegno della FIDE a livello nazionale, Hashtag Vogliamo Fare Scuola, che all'interno di questa campagna ha visto anche la realizzazione di queste linee guida. Suor Paola Murru, che la ringrazio, stasera ci è presente in un modo diverso, ma so che ci accompagnerà. E saluto i presenti che in modo eccellente hanno collaborato a questa stesura, ma prima di passare a loro la parola, ecco, ricordo la cabina di regia che ha visto coinvolto Aldo Antolini, Paola Carraro e ancora chi, ecco, si ha Rocco De Maria. E poi i presenti a questo incontro, a questo tavolo odierno. E innanzitutto l'avvocato Emanuele Montemarano, che ormai è un amico della FIDE e con la sua competenza in ambito legale e amministrativo sicuramente è una guida sicura nel muoverci in questa attività. Poi Paola Ottolini, anche lei è un volto molto conosciuto dalla FIDE, ormai insomma fa parte dei nostri convegni e speriamo che prima o poi arriveremo a rivivere questa esperienza. Forse quest'anno lo sarà in modo virtuale, dobbiamo metterci testa perché ci siamo distratti da altri fattori. Paolo Tolini, in rappresentanza dell'ISRE di Venezia, che con la sua competenza pedagogica ci segue già da molto tempo e anche in questa occasione ha dato il suo forte contributo. Pasquale Popolizio, che è stato inserito nel gruppo di lavoro proprio dall'UNI perché è presidente della commissione tecnica dell'UNI. È un grande esperto, avremo modo adesso di approfondire con lui anche alcuni aspetti più tecnici. L'incontro di stasera l'abbiamo pensato in questo modo. Innanzitutto l'introduzione dell'avvocato Emanuele Montemarano, che ci dà un po' un quadro così della situazione organizzativa, legale, amministrativa, tutto ciò che deve stare anche dietro, anche perché adesso si susseguono, l'ho detto anche poc'anzi all'avvocato, didattica a distanza, i ragazzi a casa, i docenti a scuola, ecco, anche come scuole FIDE, capire in che misura questo ci interessa oppure come possiamo gestire questa situazione. E poi passeremo la parola a Paolo Ottolini, che invece ci farà una rilettura, una presentazione delle linee guida a livello così pedagogico, quali sono quegli elementi che noi possiamo effettivamente tener conto nel nostro fare scuola. E poi la parola a Pasquale Popolizio, che ci introdurrà più a livello tecnico, strumenti vari, opportunità varie, ma ci dirà delle cose anche molto interessanti e coinvolgenti. Come sempre avete la possibilità di inserire le vostre domande e pensavamo di fare in questo modo. Le raccoglieremo, se ce n'è qualcuna, ecco, così immediate, i relatori magari reagiranno anche subito, altrimenti noi le raccogliamo e poi ne faremo oggetto di restituzione. Un'altra cosa importante, uno degli obiettivi di questo incontro è dire, ok, voi ci parlate, ci avete già detto di questa prassi di riferimento, ma adesso io scuola, io docente, io realtà che voglio farmi accompagnare, che opportunità ho? Ecco, i nostri relatori ci diranno delle cose, ma sarà nostro impegno, come abbiamo fatto le altre volte, nel pubblicare il video di questo incontro, daremo anche una scheda delle varie opportunità che ci potranno essere per approfondire, dai corsi che ci proporrà l'ISRE e Paolo Tolini ci darà un po' così alcune indicazioni le riceveremo anche da Pasquale Popolizio e altre le possiamo creare ad hoc. Naturalmente voi sapete che già nei mercoledì della FIDE e nei prossimi mercoledì ci saranno già degli approfondimenti in questa direzione. Però anche la scuola che attraverso Fonder vorrebbe realizzare anche al suo interno dei corsi specifici, siamo disponibili anche a questo. Pertanto una gamma di opportunità perché quanto è stato fatto per elaborare queste linee guida non restino
solo sulla carta, ma diventino opportunità per le nostre realtà scolastiche. Noi, ecco, fin dal primo giorno abbiamo detto vogliamo fare scuola e questo vogliamo fare scuola diventa essere vicino ad ogni scuola come FIDAE per accompagnarli nei percorsi di formazione, nelle situazioni di eventuali difficoltà, per poter insieme trovare soluzioni. Ricordate le tre S che la FIDAE quest'anno sta proponendo. Innanzitutto abbiamo capito che dall'esperienza del lockdown fare squadra è un fatto importantissimo. Ecco, in sicurezza, ecco perché dobbiamo rendere le nostre realtà sicure al 100%. E già qualche mercoledì fa abbiamo fatto degli approfondimenti sempre con l'avvocato Montemarano e ce ne saranno altri, di come sempre essere più attenti nell'applicazione di tutta quella che è la normativa e tutti quelli che sono i protocolli anti-Covid-19. E l'ultimo, ecco, trovare esse soluzioni rapide a eventuali problematiche. Insieme si può, da soli non andiamo molto lontano. Pertanto, grazie, ringrazio i relatori qui presenti che si susseguiranno in questa modalità. Prima l'avvocato Emanuele Montemarano, poi la parola passerà alla dottoressa Paolo Ottolini e poi al dottor Pasquale Popolizio. Ci rivedremo alla fine per un saluto e intanto vi auguro un buon pomeriggio a tutti. Grazie. Grazie Presidente, anch'io mi associo ai saluti e ringraziamenti per lo staff della FIDE che ha lavorato a questo progetto. Normalmente per scrivere una prassi di riferimento in UNI ci vogliono dai 5, 6, 7 mesi. Questo gruppo di lavoro, crediamo anche guidato dalla provvidenza divina, in meno di un mese ha confezionato la norma che oggi siamo in grado di presentare. Non c'è dubbio che nel periodo tra giugno e ora la priorità per gli istituti non è stata quella della didattica a distanza, ma è stata quella di riorganizzare la riapertura in sicurezza con il tema del distanziamento, del layout dei banchi e di tutte le questioni che conosciamo. Anche perché la tregua estiva probabilmente ci aveva illuso sulla possibilità di superare questa brutta parentesi e riprendere la didattica in presenza. Mi sembra che ormai il contesto sanitario e normativo sia piuttosto chiaro e che ci avviamo ormai ad avere come elemento preponderante, probabilmente per l'intero anno scolastico che abbiamo davanti, il passaggio alla didattica a distanza. Anche perché il famoso e giustamente temuto lockdown o è di diritto o è di fatto. Di diritto vuol dire che è dichiarato da un provvedimento normativo, di fatto vuol dire che se la curva dei contagi continua a salire in modo incessante come sta avvenendo, purtroppo ci dovremo rassegnare in tutti i cicli scolastici che se anche non ci saranno delle chiusure totali, quantomeno dovremo alternare dei periodi in presenza con dei periodi a distanza un po' ovunque. E quindi credo che come FIDA in questi webinar cerchiamo di andare dietro alle priorità del momento e quindi questo sia veramente il tempo giusto per informare tutti gli istituti del valore di questa prassi e di come deve essere utilizzata per accompagnare il processo di passaggio alla didattica a distanza. Poi tutti noi siamo tra coloro che sono sospesi, quindi durante l'anno vedremo cosa accadrà e cercheremo costantemente di correggere il tiro. La didattica a distanza è un tema certamente di natura educativa e tecnologica, per cui anche io come la Presidente vorrei limitarmi a introdurre i lavori, ma lasciare la maggior parte dello spazio ai due esperti che hanno le competenze per dare oggi delle linee guida che possiate utilizzare nel definire questo percorso. Ma ci tenevo a sottolineare che siamo anche di fronte a una questione di grande impatto normativo e partendo anche un po' dalle vicende che abbiamo vissuto tra marzo e giugno, volevo toccare brevemente alcuni punti della normativa che sono però strettamente legati a questo passaggio diffuso alla didattica a distanza.
in modo tale che anche queste considerazioni le possiate poi tenere da conto insieme a quelle di carattere tecnico che tra poco ascolterete. Ecco, intanto c'è un primo punto che è quello della esigibilità delle rette. Non c'è dubbio che, come l'anno scorso è stato utilizzato da molte famiglie per non pagare o pagare meno, l'argomento per cui la didattica a distanza non può essere considerata equivalente a quella in presenza, se anche quest'anno, come ormai evidente, ci saranno dei periodi dell'anno scolastico svolti a distanza, qualcuno potrebbe sentirsi legittimato a non pagare in tutto o in parte la retta utilizzando di nuovo questo argomento. E quindi si porrà il problema: siamo in grado di dimostrare che la didattica che abbiamo dato a distanza è sul piano contrattuale equivalente a quella in presenza? E qui certamente c'è un aspetto quantitativo, cioè di poter dimostrare la quantità di ore di attività svolte in piattaforma, ma anche poi di dimostrare che oltre alle ore sincrone in piattaforma ci sono tutta una serie di altre attività che hanno impegnato il personale, che quindi rendono legittimo il pagamento per intero della retta. Questo è anche un invito alla tracciabilità di tutto ciò che si fa, perché la didattica a distanza, poi Pasquale magari ce lo dirà più sul piano tecnico, non è solo l'attività di collegamento sincrono in piattaforma, che poi per alcuni cicli scolastici sarà molto difficile, ma è tutto l'insieme delle attività svolte a distanza dai docenti, dalla correzione degli elaborati fino alle comunicazioni con la famiglia. Quindi il primo invito operativo che volevo dare oggi è a tenere bene documentato tutto ciò che si fa in questo periodo di didattica differita, perché in tribunale dovremo dimostrare, di fronte al prevedibile assalto giudiziario delle famiglie, il tema della equivalenza. Equivalenza è anche l'ampiezza dei contenuti. L'anno scorso spesso è accaduto, penso alle scuole primarie, che magari la maestra prevalente era presente in piattaforma e altre discipline, penso alla motoria, penso alla religione, penso all'educazione musicale, in piattaforma non eravamo in grado di fornirle, e quindi giustamente si diceva: ma nella equivalenza del servizio io pretendo non solo un certo numero di ore di attività, ma pago la retta totale se anche in una maniera diversa, cioè a distanza, è garantita una completezza dell'insegnamento che è oggetto del corrispettivo che mi sono impegnato a pagare. Il secondo punto, che credo sia quello a cui facesse riferimento anche la Presidente, oggetto di un accavallarsi di norme e provvedimenti in questi giorni, e come sapete regna sovrana la confusione nel legislatore italiano, anche per una situazione che oggettivamente è fluida e che non è semplice governare con delle norme, ma è importante sul piano anche del rapporto di lavoro capire bene qual è il rapporto che c'è tra lo smart working dei lavoratori e la didattica a distanza degli alunni, perché sono due concetti che si possono sovrapporre, ma anche separare, perché non necessariamente questi due momenti coincidono. Quindi, pur nella brevità di questo spazio e riservandoci poi nei vari corsi o altri seminari di entrare un pochino più nello specifico, però ricordo intanto un punto, e cioè che fino a qualche settimana fa vigeva una regola risalente ai decreti di quest'estate, per cui il lavoratore in quarantena, in isolamento, era considerato in malattia e non poteva prestare attività lavorativa, perché una persona malata non può lavorare. Questo avrebbe implicato, come evidente a tutti, l'impossibilità di fatto di garantire la didattica a distanza da parte dell'insegnante in quarantena o in isolamento. Con un messaggio rivolto a tutte le aziende del settore privato, che poi per la scuola gestita da enti pubblici è stato anche chiarito dal Ministero con un accordo sindacale con alcuni sindacati del comparto del pubblico impiego, è stato invece chiarito che se le condizioni del lavoratore in quarantena o in isolamento consentono di lavorare in smart working, non si ha l'equiparazione alla malattia e il dipendente ha l'obbligo di lavorare.
Quindi chiariamo questo punto, che mi rendo anche conto non sia semplice, dipende anche dalla valutazione che fa il medico, ma ormai è stato chiarito e per tutto il settore privato, comprese le scuole che applicano il nostro contratto Agidae, è così che lì dove il dipendente è malato perché ha una situazione, una patologia che non impedisce neanche anche di lavorare smart working, avrà un certificato di malattia e non lavora. Se invece è a casa in quarantena, in isolamento, deve lavorare e quindi percepisce la normale retribuzione e non è considerato in malattia. L'altro punto è che, secondo l'organizzazione che la scuola deciderà di darsi, lì dove è previsto il passaggio alla didattica a distanza, non è escluso, poi ciascuno a casa propria deciderà come regolarsi come gestore, non è escluso che il docente venga a lavorare a scuola. Per esempio, se l'istituto, nella sua autonomia organizzativa, decide che i docenti fanno lezione da scuola, magari perché a scuola c'è un'infrastruttura tecnologica che in casa l'insegnante non ha. Abbiamo insegnanti che abitano in località in cui non c'è la connessione, perché come sapete in Italia abbiamo anche un forte ritardo digitale, quindi io so che in molte nostre scuole il problema non è solo che non tutte le famiglie hanno a casa la connessione, ma che molti insegnanti dalla propria postazione a casa non hanno un collegamento internet adeguato. Quindi ben può l'istituto decidere che durante la didattica a distanza alcuni o tutti i docenti si rechino presso l'istituto lì dove è organizzata la postazione dalla quale si eroga la didattica a distanza. Certo, non sfugge, ma questo lo sappiamo, che c'è anche un principio generale nell'ultimo DPCM che varrà fino alla domenica successiva, perché abbiamo il mercoledì della FIDA e adesso anche il venerdì, ma ahi noi abbiamo anche la domenica del DPCM in cui il nostro Premier cambia la norma che ha scritto la settimana precedente. Quindi questo continuo cambiare di regole che è oggettivamente destabilizzante, abbiamo capito che è uno dei mali che ci dobbiamo subire durante l'emergenza Covid. Però dobbiamo ecco, ricordare a questo proposito che c'è un principio generale per cui le aziende del settore privato sono fortemente invitate ad utilizzare lo smart working ove possibile, ma questo non vuol dire che sono costrette, perché se l'organizzazione del lavoro richiede la presenza fisica del lavoratore, ciò rimane ovviamente possibile. Quindi sarete voi a decidere se durante la didattica a distanza l'insegnante, tranne che non stia in quarantena, in isolamento e malattia, o tranne che non appartenga a una di quelle categorie che hanno il diritto inviolabile allo smart working, come ad esempio i lavoratori fragili, lavori da casa o venga a lavorare da scuola. E come dicevo, a volte può accadere che le esigenze di tecnologia rendano necessario venire a lavorare a scuola. Poi, per chi continuerà invece ad avere la scuola aperta, in presenza, e quindi il tema della DAD si pone soltanto nei confronti dei periodi di quarantena o di chiusura o di singoli alunni o singoli docenti che non potranno venire a scuola, qui si pone un problema. Ecco, il primo, ma la risposta è quella che abbiamo dato prima, se l'insegnante possa lavorare da casa senza venire fisicamente a scuola continuando a fare lezione, quindi gli alunni in classe sorvegliati da qualcun altro, l'insegnante da casa svolgere regolarmente la lezione. Questo ovviamente sarà possibile, come è stato più volte chiarito, salvo dover noi garantire la vigilanza sugli alunni minorenni e quindi dover comunque prevedere che qualcun altro sia in classe presente per vigilare sugli alunni. L'altro problema che si sta ponendo e su cui c'è stato anche qualche già avvio di contenzioso con alcune famiglie è: ma il bambino che per ragioni legate al Covid non può venire a scuola, ma la scuola rimane aperta e quindi c'è la didattica in presenza, ha diritto a un servizio sostitutivo? Perché qui dobbiamo anche un po' muoverci nei meandri di questa normativa. Da una parte noi dobbiamo necessariamente venire incontro a chi per ragioni legate al Covid non può venire a scuola e deve sicuramente essere messo in condizione di recuperare ciò di cui non può fruire. Dall'altra parte non si può pretendere, come pure qualche famiglia vorrebbe, che i docenti possano
possano, oltre all'attività svolta in presenza, poi dedicare ore di lavoro a ciascuno degli alunni che non è potuto essere presente fisicamente a scuola. Quindi volevo sottolineare che non c'è questo diritto ad avere un servizio sostitutivo del tutto pari a quello in presenza, ma la scuola ha il dovere di fare tutto ciò che è possibile con le tecnologie disponibili per consentire di continuare a svolgere l'attività. Chiaramente le scuole che hanno la possibilità tecnica di video riprendere la lezione e quindi consentire all'alunno assente di essere collegato in diretta garantiscono in maniera piena questo servizio. Per le altre starà a ciascuno di voi, documentandolo poi in maniera adeguata nel piano dell'offerta formativa, definire delle modalità coerenti con l'orario di lavoro del personale, ma allo stesso tempo tali da dimostrare che abbiamo consentito a tutti di svolgere l'attività nelle modalità possibili. Altro tema che già è scoppiato in qualche scuola l'anno scorso e su cui io invito a prestare molta attenzione proprio nella definizione delle linee del piano dell'offerta formativa è quello delle valutazioni degli apprendimenti. Probabilmente poi Paola vi dirà che ci sono dei punti della prassi legati a questo aspetto. Però certamente l'anno scorso, penso per esempio a qualche caso in cui abbiamo bocciato degli alunni al liceo, riusciamo a sopravvivere a un ricorso al TAR in queste condizioni in cui la famiglia impugna la bocciatura o la valutazione negativa, sostenendo che abbiamo fatto tutto il possibile per garantire un servizio tale per cui lo scarso rendimento non dipende anche da una negligenza del gestore? Questa rischia di diventare una prova impossibile, così come anche i criteri di rigore nel dare voti ai ragazzi e ai bambini, magari non considerando che uno è stato assente per lunghi periodi per il Covid, presterebbe fianco a facili pretese da parte dei genitori. Quindi, insomma, lo dico con delicatezza perché l'ambito didattico non compete certamente agli avvocati, ma consiglio intanto di codificare in maniera molto chiara con che criteri si valutano gli apprendimenti e le attività svolte in piattaforma, perché il principio generale per cui il POF deve stabilire i criteri di valutazione vale per l'attività in aula esattamente come per l'attività in piattaforma, e su questo la prassi potrà essere molto utile. Però vi invito caldamente a largheggiare quest'anno nelle valutazioni e a tenere conto della difficoltà del momento, perché credo, come già ho potuto verificare lo scorso anno, che in un contenzioso amministrativo contro i voti e contro le bocciature ne usciremmo facilmente perdenti. Su questo credo che dovrete anche un po' sensibilizzare gli insegnanti. Mi collego poi a ciò che dirà Pasquale per dargli una veste anche giuridica. Tutta questa attività in piattaforma o comunque a distanza, quindi se non con la piattaforma, con le mail, con WhatsApp, con comunicazioni attraverso dispositivi tracciabili, pone una serie di problemi che devono essere tenuti in grande considerazione da parte del gestore. Primo aspetto è quello legato alla protezione dagli abusi. Facilmente, dove tutto è tracciabile, se il docente non è vincolato a un regolamento scolastico molto chiaro, il gestire la relazione, il dialogo, i colloqui, che a volte non sono solo di natura esclusivamente didattica, ma vanno anche, come giusto che sia nella scuola, sugli aspetti personali, relazionali, sulle difficoltà di vita dell'alunno, gestiti tutti attraverso supporti tracciabili, possono essere estremamente pericolosi. Quindi ci vuole un regolamento puntuale che prescriva ai docenti che cosa si può fare, cosa non si può fare, quali strumenti si possono utilizzare e quali no. Se c'è la piattaforma non si potrà usare la chat di WhatsApp, o se c'è la chat di WhatsApp andrà usata solo per certe comunicazioni. Ma credo che sia di vitale importanza avere un regolamento chiaro, perché una relazione adulto-minore gestita tutta a distanza espone dei pericoli anche di natura penale. C'è il tema legato al cyberbullismo. La FIDE su questo è molto impegnata e sapete che c'è una legge 71, oltre a una prassi FIDE sul cyberbullismo, e chiaramente anche i ragazzi gestiranno
la loro relazione in piattaforma. E già lo scorso anno mi sono arrivati tantissimi casi di cyberbullismo, di insulti scritti in chat, di comportamenti non corretti. Quindi anche qui la scuola si tutela intanto dotandosi di un regolamento molto chiaro per gli allievi, vigilando poi sull'uso corretto di questi strumenti e, dove necessario, stabilendo anche delle sanzioni disciplinari. C'è infine, e qui la prassi anche contiene dei riferimenti molto preziosi, tutto il tema della privacy, perché le norme europee, il famoso GDPR, sono molto rigorose e chiaramente trattare dati sensibili, come sono quelli trattati dalla scuola, in modalità tracciabile, spesso poi avvalendosi dei soggetti terzi, quali gestori delle piattaforme, espone a pericoli. Da ultimo questa mattina mi è stato raccontato un caso di un contenzioso tra un genitore e una scuola perché la scuola è stata accusata di non aver tutelato in modo adeguato la privacy durante un'assemblea di classe in piattaforma, rivelando dei dati che dovevano essere protetti in modalità tracciabile. Quindi anche qui disciplinare in modo chiaro il funzionamento degli organi collegiali, dei colloqui, perché è evidente che un'attività svolta tra le mura amiche o un'attività svolta sul web non possiamo gestirle allo stesso modo. E mi pare che stiamo riscontrando che alcune scuole si sono date regole molto chiare e altre invece si affidano un po' all'improvvisazione o al buonsenso del coordinatore o degli insegnanti. E invece in questo momento, anche per le sanzioni molto forti che la legge europea sulla privacy prevede in caso di violazione, nel passaggio alla DAD occorrono delle regole chiare e scritte e dei contratti precisi con chi gestisce queste piattaforme. Ecco, questi erano, potremmo proseguire, ma è ora di chiudere, quindi i temi più importanti che mi sono venuti in mente di collegamento tra il sistema giuridico e quello della didattica a distanza, che quindi, come avete potuto cogliere, è anche una questione giuridica, oltre che didattica, tecnologica e organizzativa. La prassi di riferimento che viene oggi presentata, o meglio, che viene semplicemente annunciata, perché poi si tratta di testi anche molto corposi, che quindi, come diceva la Presidente, starà a ciascuno di voi acquisire e utilizzare. Però fatemi spiegare, prima di passare la parola a Paola, che cosa vuol dire prassi di riferimento, perché magari è un'espressione che chi ci ascolta non conosce. Ecco, prassi di riferimento è un tipo di norma di natura europea comunitaria che integra la legislazione. E quindi, oltre alle regole obbligatorie per legge, come i vari DPCM che abbiamo visto in questo periodo, il diritto europeo prevede che gli enti di normazione, uni in Italia, cioè quelli che definiscono le regole tecniche, possano pubblicare queste norme che integrano la legge e che non sono direttamente obbligatorie, ma che servono per fornire gli strumenti ai cittadini, o in questo caso alle imprese, come le nostre scuole, per applicare in modo corretto la legge, ed hanno una funzione importantissima oggi nel mondo, perché le leggi spesso non entrano nel dettaglio tecnico, stabiliscono degli obblighi. Quindi noi ci troviamo oggi, pure con le conseguenze che vi ho detto, civili, penali e amministrative, a dover dimostrare che abbiamo assolto all'obbligo difficilissimo di dare il servizio scolastico a distanza in tutti i cicli scolastici, ma nessuna legge ci dice in maniera puntuale il come. Il Ministero ci ha dato solo qualche indicazione, ma molto molto generica. Ecco, le prassi di riferimento sono proprio la seconda parte della legge, cioè quella che, con dei modelli predefiniti e ufficiali, indica anche non solo il cosa, cioè gestisce a distanza l'offerta formativa, ma il come, con un livello anche alto di qualità, ovviamente, dei modelli che sono stati predisposti. Per cui non è un libro da leggere se ci rimane il tempo dopo aver affrontato le questioni più importanti della vita quotidiana, ma, e con questo messaggio volevo passare la parola a Paola, è di assoluta importanza che le nostre scuole paritarie possano in questo momento, dovendo più o meno tutte passare velocemente la didattica a distanza, e questo è il consiglio operativo che do, dopo il webinar di oggi,
scaricare il testo di queste linee guida, riunire i collegi docenti di tutti i cicli, esporre e analizzare insieme il contenuto di questo testo, confrontarlo col proprio piano dell'offerta formativa in modo tale che quello che avete già progettato lo si possa completare con i modelli imprescindibili contenuti in questa norma. Del resto, l'Italia è stato il primo paese al mondo a scrivere una norma sulla didattica a distanza. Diciamo anche qualcosa di bello per evitare di piombare nel pessimismo. Siamo stati i primi e ad oggi gli unici nel mondo ad aver scritto una norma di questo tipo, e in Italia il soggetto che se ne è fatto promotore è stata proprio la FIDAE. E non è una norma per le scuole cattoliche, è una norma per tutte le scuole, tanto che, cito ad esempio, incontrerò i prossimi giorni l'ufficio scolastico regionale del Lazio che ha chiesto di poter conoscere questo modello per divulgarlo nelle scuole pubbliche. Ecco, sarebbe, credo, un dispiacere che, avendo avuto questo primato nel mondo, proprio le nostre scuole si trovassero a gestire la didattica a distanza, magari senza neanche sapere che esistono queste prassi o averle consultate. Quindi credo che la giornata di oggi serva proprio per accendere questa curiosità e nei prossimi giorni completare quello che già con la solita attenzione avete progettato facendo riferimento a questi preziosi modelli. Quindi nel salutarvi, nel rimandare ai prossimi appuntamenti, approfondimenti più specifici, poi adesso potrò rispondere a qualche domanda in chat durante gli altri interventi, lascio a Paola e a Pasquale per entrare ovviamente all'interno dei contenuti del webinar di oggi. Buongiorno, buonasera a tutti quanti. E, mi rendo conto che mi trovo a dover intervenire su una, diciamo così, su un argomento molto difficile per molti di voi insegnanti, perché dopo tutti gli sforzi che dirigenti, insegnanti, coordinatori hanno fatto durante l'estate e all'inizio di quest'anno per ripartire con la scuola, ora ci ritroviamo in una fase dove, come mi hanno detto molti insegnanti incontrati in questi giorni, la delusione, lo scoraggiamento di dover ritornare alla didattica a distanza è molto molto forte. Appunto l'incontro con molti insegnanti della scuola secondaria di questi giorni mi ha fatto capire che lo sforzo fatto molto molto condiviso in tante scuole ha trovato in questa ulteriore necessità una risposta emotivamente molto molto forte, altrettanto forte di scoraggiamento e di delusione. Allora, ancora una volta ci è chiesto di ripartire e come educatori lo dobbiamo fare. Non è facile, le forze non sono più quelle dell'emergenza, perché nell'emergenza, nonostante le difficoltà, abbiamo reagito immediatamente, anche forse spinti da questa voglia di risposta molto forte. Ora le energie chiaramente sono un pochino venute meno e di conseguenza si fa un po' più fatica. Però abbiamo dalla nostra parte la ricchezza proprio dell'esperienza dell'emergenza vissuta tra marzo e giugno di quest'anno. E quindi questa esperienza deve diventare in questo momento una ricchezza che si traduce in una pratica molto più, diciamo così, molto più attenta e molto più di qualità. Proprio per questo direi che queste linee guida che abbiamo tracciato insieme con FIDAE possono esservi utili per funzionare come una sorta di indice che vi aiuta a ripercorrere sotto tutti i punti di vista quello che la vostra scuola è in grado di fare, può fare, appunto mettendo in atto una didattica digitale integrata o completamente a distanza, perché chiaramente dobbiamo a questo punto prevedere tutte le possibilità. Ho messo nel titolo del mio intervento una sfida pedagogica, perché
è proprio nel cambiare completamente l'orizzonte didattico che l'abbiamo anche detto all'interno della prassi, delle linee guida, che questo passaggio richiede cioè che ci siano delle azioni concrete, chiaramente, che partono da una revisione totale degli stessi curricoli. Nella didattica integrata e a maggior ragione in quella completamente a distanza, non possiamo pensare di applicare il curriculum, il programma, così come è nella didattica in presenza. Dobbiamo, come diceva l'avvocato Montemarano, dobbiamo ritrovarci come collegi docenti, come team, come dipartimenti e dobbiamo ripensare completamente i curricoli, se non l'abbiamo già fatto, orizzontali e verticali, e scegliere quei contenuti essenziali che attraverso questa didattica noi vogliamo portare avanti. Perché la didattica a distanza, la didattica integrata, lo troverete poi nei contenuti di molte delle nostre appendici all'interno delle linee guida e della prassi, è una didattica che richiede soprattutto di utilizzare gli ambienti di apprendimento non per fare lezione frontale. Sappiamo benissimo che è assolutamente non sostenibile neanche un'ora intera di lezione frontale in didattica a distanza. Sappiamo che lo è poco anche in presenza, ma questo in qualche modo, soprattutto se qualche insegnante è particolarmente carismatico o così, ce la può fare. Figuriamoci a distanza, ok? Quindi dobbiamo ribaltare completamente no la nostra proposta didattica. Quando i ragazzi sono dall'altra parte, nel loro contesto familiare, dietro uno schermo. Si tratta in sostanza di passare diciamo così, da una didattica più trasmissiva, più diretta, che è quella che caratterizza molte nostre lezioni in aula. E che poi magari attraverso i laboratori o attraverso le lezioni più interattive, sempre in aula, diventa più collaborativa, si tratta qui di fare l'esatto contrario, cioè l'ambiente di apprendimento deve diventare l'ambiente collaborativo, non l'ambiente virtuale dove io insegnante parlo e i ragazzi mi ascoltano, perché così non funziona. L'efficacia, qualcuno di voi me lo dice adesso in una domanda che vedo qua, come ovviare alle telecamere spente ai ragazzi che non rispondono? È proprio così. Perché effettivamente se provate anche voi a stare dietro uno schermo con una persona che parla, è molto molto difficile, no? Intervenire, chiedere, oppure fare delle proposte. Allora, quello che la didattica a distanza deve soprattutto fare è proprio stimolare al massimo la collaborazione tra i ragazzi nella realizzazione, per esempio, all'interno delle piattaforme di documenti di coscrittura, nella realizzazione di presentazioni, da presentare poi, ad esempio, all'interno di un'altra lezione, dove chi parla nel momento sincrono non è l'insegnante, sono più i ragazzi. Magari l'insegnante in piattaforma mette a disposizione delle proprie video o audio lezioni per chiaramente andare anche a consolidare l'aspetto dei contenuti. E su questo, lo sappiamo bene, sempre la stessa persona appunto chiede nella domanda come effettuare verifiche e valutazioni. Allora, se vogliamo evitare quello che è apparso su tutti i giornali in questi giorni della ragazzina bendata, credo che l'unica possibilità sia quella finalmente di utilizzare una didattica per competenze, per compiti autentici. Ho visto dei lavori, guardate, durante l'emergenza fatti da insegnanti, dei lavori bellissimi.
di didattica per competenze, quindi di unità di apprendimento pluridisciplinari, che quindi coinvolgevano più insegnanti che a volte poi assistevano alla presentazione dei prodotti dei ragazzi insieme, e questo è stato un ulteriore elemento di rafforzamento, delle unità di apprendimento appunto che andavano a sondare le competenze che i ragazzi, grazie anche allo studio dei contenuti forniti dai docenti con video lezioni, audio lezioni messe in piattaforma, davano la possibilità di presentare i propri lavori, di presentare dei prodotti realizzati addirittura in piccoli gruppi. Quindi, per l'appunto, anche se potete avere delle piattaforme, dei cloud, dove si possa anche lavorare, per esempio, in stanze, in sottogruppi, o perlomeno fare in modo che i ragazzi si possano a distanza ritrovare sempre in sottogruppo e poi tutti insieme per presentare i lavori. Ecco, questi sono dei suggerimenti a livello didattico-pedagogico che io mi sento di darvi, perché non può più essere una didattica di emergenza quella di quest'anno. Deve assolutamente essere una didattica integrata o a distanza di qualità, con quella forte attenzione che però so che le nostre scuole danno sempre, e qui va ulteriormente rafforzata, proprio per gli studenti fragili, gli alunni BES, di SA, gli alunni certificati, che non succeda come quella mamma che ho sentito in questi giorni, un'amica, insomma, mamma di un'amica di mia figlia, con un ragazzino BES, che mi diceva che la scuola le ha proposto le ha detto che lui aveva diritto di andare a scuola con l'insegnante di sostegno, ma che sarebbe sempre stato da solo. Pensate a quello che una mamma, come si può sentire una mamma che dice: sì, tu hai diritto di mandare a scuola tuo figlio perché è previsto, ok? E si vede questa figura del ragazzino che va a scuola da solo con l'insegnante in classe e tutti gli altri a casa. Ecco, chiaramente queste cose non devono avvenire. Il diritto e chiaramente la possibilità del ragazzino fragile di recarsi a scuola deve essere contestualizzata, deve essere quantomeno che la sua presenza preveda anche la presenza di altri ragazzini, due, tre piccoli gruppi in grande stanza. Rispettiamo la sicurezza e rispettiamo tutto, ma il ragazzino non può sentirsi ulteriormente ulteriormente penalizzato da un diritto che gli viene riconosciuto, che poi finisce per schiacciarlo in certe situazioni. Ecco, tutte queste attenzioni io vi chiedo, lo potete fare sicuramente dall'esperienza che avete maturato, però l'esperienza va riflettuta. Questa prassi, queste linee guida possono aiutarvi in questa esperienza. Vi condivido solo un attimo, ultima cosa, lo schermo, perché appunto voglio farvi vedere. Un secondo, ecco qua, voglio farvi vedere quelle che è. All'interno delle linee guida ci sono queste due appendici. La prima, appunto, è un'appendice dedicata a tutti gli aspetti pedagogici didattici, ovvero ci sono tutta una serie di contributi di persone che hanno lavorato per presentare queste linee guida e che danno degli spunti o delle esemplificazioni su vari aspetti collegati appunto alla didattica integrata o a distanza. Vedete l'esempio, ci sono ben due contributi sulla valutazione, di cui uno ad esempio appunto del professor Cattaneo, che ha lavorato tantissimo su questo. Ci sono contributi per la fascia 0-6, ci sono contributi come queste sulla testimonianza del percorso per la DAD in una scuola, in un'altra scuola d'infanzia. Ci sono contributi per esempio sull'inclusione nei diversi cicli scolastici, vedete? Ecco, queste appendici vi possono dare alcuni spunti proprio su per dettare le basi della didattica e degli elementi pedagogici che possono caratterizzare appunto la didattica integrata e a distanza.
E poi successivamente la seconda appendice, a pagina 149, ripercorre invece tutta una serie di esemplificazioni su ciò di cui vi ha appena parlato l'avvocato Montemarano, quindi tutti gli aspetti normativi, giuridici, organizzativi, eccetera. Ecco, questo è quanto mi sento di dirvi. Ultima frase, ultima. Così il messaggio con cui vi voglio lasciare è questo: non molliamo, non molliamo perché è il momento più difficile questo. Pensavamo di ripartire e di ripartire in presenza, ci siamo dovuti di nuovo frenare. Speriamo che non sia una frenata totale, io ve lo dico soprattutto da genitore in questo senso qua. Io spero sempre che, come hanno fatto altri paesi, sinceramente, vedi Francia e Germania, questa frenata non c'è stata, dovremmo anche farci sentire di più su questo, a mio modesto parere, sia come genitori che come scuola, come insegnanti. Comunque, qualora questa frenata dovesse esserci, dobbiamo farci trovare pronti, come diceva la Presidente, e soprattutto capaci ancora una volta di una sfida, di un'innovazione di cui solo degli educatori hanno tutti gli elementi per continuare. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio tutti i miei colleghi, passo la parola a Pasquale Popolizio per il suo intervento. Grazie mille Paola, ringrazio naturalmente solo un attimo, ecco qua. Ringrazio naturalmente Virginia Karavic di avermi invitato a questo seminario. Prima di procedere con questi spunti che ho preparato per oggi, mi piace farvi vedere dove potete andare a recuperare sia la prassi che, ecco qua. Se andate sul sito web di FIDAE, fidae.it, e scrollate un po', sulla sinistra, vedete, c'è prassi di riferimento da delle linee guida. Potete benissimo cliccare qui e oltre ad avere la possibilità di leggere dei commenti, avete la possibilità naturalmente di scaricare sia la presentazione, sia tutta la prassi, sia presentazione un pochino più dettagliata sulle linee guida FIDAE per abitare la scuola a settembre 2020. Ecco, dopo avervi fatto vedere come procedere, vado alla mia presentazione. Ecco qua. Perfetto. Oggi darò dei contributi semplici su dei suggerimenti più che altro sulle competenze e le tecnologie per un'efficace didattica a distanza. È opportuno, naturalmente, prima di entrare nel merito, fare un po' di giustizia sulle definizioni, e la prassi proprio ci dà la possibilità di verificare quelle che sono le definizioni esatte di didattica a distanza e di e-learning. Per didattica a distanza si intende la pratica e metodologia didattica volta a sostituire in tutto o in parte le attività didattiche generalmente erogate in presenza. Si serve di tecniche e strumenti già messi a fuoco e sperimentati nell'ambito della formazione a distanza e dell'e-learning. Vedete, compare un altro concetto che è quello dell'e-learning. Vediamo qual è la definizione di e-learning. Pratica e metodologia didattica che rappresenta la terza generazione dei sistemi di formazione a distanza, quello cioè caratterizzata dall'avvento e dall'uso a scopo formativo di internet, del web e delle loro applicazioni. Come vedete, oltre ad un argomento complesso come quello della didattica a distanza, la formazione a distanza, entra in gioco un altro elemento ancora più complesso, se vogliamo, che è quello di internet e del web e delle loro applicazioni. Allora, io qui
mi piace condividere con voi un ragionamento che faccio ormai da sempre, da quando lavoro nel mondo del web, e cioè che noi, se vogliamo, come dire, ragionare in maniera efficace, di internet e quindi anche delle applicazioni che vanno su internet, dobbiamo necessariamente avere un approccio olistico. È chiaro che l'olismo è la proprietà di un sistema, non possono essere spiegate esclusivamente tramite le sue singole componenti, perché la sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore o comunque differente. Per esempio, il classico esempio è quello dell'organismo biologico. Un essere vivente va considerata sempre come una complessa unità totalità, non riconducibile ad un semplice assemblaggio delle sue parti costituenti. Internet è proprio un aspetto di questo. Voi potrete dire, sì, Pasquale, però se io non costruisco contenuti e navigo solamente sulla rete, non faccio parte del sistema. Invece no, tu fai parte del sistema, perché ogni volta che un utente qualsiasi, noi, chiunque, va su internet e sul web, apre un sito web, sfoglia una pagina, dall'altra parte c'è il gestore o il proprietario del sito web che letteralmente conta quante volte quel link e quante volte quella pagina è stata vista e fruita, e da pochi giorni addirittura Google dà la possibilità anche di verificare se la pagina è stata scrollata. Quindi questo mi fa, cioè, siamo andati avanti o indietro, così come ho fatto per esempio prima per il sito FIDE, per farvi vedere dove andare a scaricare la prassi. Quindi vi renderete conto che anche le nostre attività, che possono essere sembrare banali, cioè quella di visualizzare una pagina web, invece impattano notevolmente anche sul business totale, sulle attività totali della rete internet e del web. Che cosa è successo? Sappiamo benissimo che cosa è successo qualche mese fa, però che cosa è successo? È successo che di punto in bianco alcune applicazioni, come per esempio quelle che stiamo utilizzando noi stasera per fare questo webinar, sono state utilizzate in maniera più o meno impropria, più o meno propria, per la didattica a distanza. Io qua ne ho messe soltanto alcune. Questo vuole essere soltanto un esempio di tutte le piattaforme che sono state utilizzate e che vengono utilizzate in questo momento. Jitsi Mat è un'applicazione open source, poi naturalmente Zoom, Webex, GoToMeeting, Microsoft, Skype, eccetera, fino ad arrivare alle Suite for Education di Google, che da un po' di tempo si chiama Workplace. Però diciamolo pure in maniera, come dire, semplice e lineare. Queste applicazioni non sono nate per la didattica a distanza, perché sappiamo tutti che cosa si intende per didattica a distanza. Qui, queste sono applicazioni che sono nate per la comunicazione, per fare webinar come questi, per comunicare al meglio, per andare a trovare un cliente senza prendere il treno, non per realizzare un'ottima didattica a distanza, perché come ha detto giustamente... Hanno detto tutti i quattro relatori che mi hanno preceduto, didattica a distanza è una cosa molto complessa che deve prendere in considerazione vari aspetti. E in effetti, oltre a queste applicazioni, diciamo così, sincrone di visualizzazione e di comunicazione, diciamo che ce ne sono anche delle altre, però, che ultimamente vengono più o meno prese in considerazione. Per esempio, queste nascono come applicazioni per didattica a distanza, come Moodle, che è open source, o come WordPress, che è uno dei principali gestori di siti web, di blog, eccetera, che però, se uniti con determinati plugin, cioè sarebbero possibilità di aggiungere, come dire, caratteristiche al sito, come LearnDash, ho messo soltanto alcuni, questo non vuole essere comunicazione pubblicitaria, eccetera, però questi sono quelli più, come dire, utilizzati insieme ad altre, come dire, attività che si possono inserire sia su Moodle che WordPress, come l'interattività spinta, sempre gratis e open source, di H5P,
che vi permette di fare quiz, video interattivi, possibilità di scegliere per lo studente risposte multiple, cioè ci sono decine e decine di possibilità. Abbiamo una maggiore qualificazione anche dell'offerta di didattica a distanza, però io ho cercato a questo punto di mettere insieme i due ambienti, perché abbiamo visto prima che parlare di didattica a distanza e parlare di internet significa necessariamente dover avere un approccio olistico. E qui c'è bisogno di una, non dico di una sintesi, ma almeno di una, di un equilibrio. Quindi, come vedete, abbiamo sulla sinistra alcune applicazioni come Zoom, Microsoft Teams, Jitsi Meets, eccetera, che hanno la caratteristica fondamentale di essere esterne, cioè noi non le governiamo, le utilizziamo e sincrone, cioè io parlo qua, voi mi state sentendo in quel momento, o viceversa. Possono avere problemi di privacy e di proprietà dei materiali. D'altro canto, hanno anche una certa semplicità di utilizzo. Dall'altra parte, invece, abbiamo applicazioni che sono interne, cioè qualsiasi istituto, ente, organizzazione, libero professionista, domani mattina, anche tra 5 minuti, può aprire un sito web e installare WordPress e, o installare Moodle e cominciare qualche cosa. Si governa ogni aspetto, la proprietà dei documenti e quindi anche, tra virgolette, delle lezioni, dei quiz, eccetera, è salvaguardata anche a lungo termine, perché non sappiamo poi come si mette dall'altra parte, cioè con Microsoft, Google, Zoom, eccetera. I documenti sono sempre nostri, possiamo sempre condividerli, scaricarli, eccetera. Al momento sì, però può darsi pure che a un certo punto questi decidono di mettere alcune cose a pagamento, e quindi non si sa. Così come non si sapeva che succedesse tutto purtroppo questa pandemia, il business è business, e quindi a un certo punto il mercato ha sempre un po' la meglio. E poi qui è necessario naturalmente un minimo di tecnicità, perché bisogna realizzare il sito, installare WordPress, anche se adesso parecchi fornitori di hosting lo fanno gratis con pannello di controllo, e quindi si va subito online. Però è chiaro che quello che mi piace adesso sottolineare è che la situazione ideale potrebbe in qualche modo essere, dal punto di vista il mio vuole essere soltanto un suggerimento di carattere tecnico, naturalmente devono essere salvaguardate tutte le implicazioni di carattere pedagogico, sociale, eccetera. Però il suggerimento che do io dal punto di vista tecnico è che molto probabilmente si può anche andare a verificare un'unione, così come diceva giustamente Paola prima, di più strumenti. Quindi, da un punto di vista per salvaguardare la sincronia, è possibile utilizzare Jitsi Meet, Microsoft Teams e gli altri. Da un punto di vista di mantenere la proprietà dei propri documenti e quindi di gestire anche in maniera asincrona la condivisione di documenti, di quiz, fare in modo che le ragazze e i ragazzi possano svolgere compiti a casa e condividerli su una piattaforma sicura che governiamo noi, non è che gli altri non sono sicuri, però certamente è un ente terzo con, come diceva prima giustamente Emanuele, di anche ordini, bisogna salvaguardare la privacy. Quindi questo è quello che mi piacerebbe, come dire, suggerire in quest'ambito. Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista invece, come dire, più di competenze, ecco, la prassi introduce l'organigramma e nell'organigramma devono essere inserite necessariamente due figure: il referente per la didattica a distanza e la commissione scolastica per la didattica a distanza. Sempre la prassi afferma che nell'organigramma scolastico
può essere inserito il profilo del e-learning specialist, che è un profilo regolamentato da una norma tecnica UNI, che è la 11621 del 2017. Che fa letteralmente questo e-learning specialist? Anche se come dire, il suo nome lascia intendere qualcosa di interessante. Cioè è una figura professionale esperta dei processi e delle metodologie didattiche in rete, che coordina e sviluppa percorsi formativi in tutte le modalità, che siano esse distance, blended, rapid, mobile, eccetera. Altra cosa interessante è che il referente, previsto sempre dalla prassi, per la didattica a distanza, può avere le competenze del profilo degli e-learning specialist. Da notare poi che l'e-learning specialist può anche conseguire l'attestazione professionale rilasciata ai sensi della legge 4/2013 e quindi essere in tutto e per tutto in maniera legale e-learning specialist. Per esempio, non faccio fatica a dirlo, anche io sono un e-learning specialist e posso scriverlo sul mio biglietto da visita e sulla mia firma delle mail perché la legge me lo permette. Oppure c'è anche naturalmente la certificazione ai sensi della norma tecnica UNI 11621 2017 parte terza che abbiamo visto prima. Se volete saperne di più sull'e-learning specialist, è chiaro, potete scaricarvi e acquistare la norma UNI 11621 terza parte del 2017, che tra l'altro stiamo forse da qualche mese uscirà anche l'aggiornamento, perché voi sapete che ogni tanto, dovete sapere che ogni tanto le norme UNI vanno come dire, aggiornate in base alle nuovi standard sia di normazione che vi sono, oppure potete andare sul sito skillprofiles.eu dove trovate il profilo dell'e-learning specialist. Proprio in maniera primigenia, perché voi dovete sapere che da 15 anni io sono anche coordinatore del gruppo di carattere nazionale skillprofiles.eu che ben 5 anni fa pubblicò ben 25 profili di professioni di competenza su web, tra le quali l'e-learning specialist, il web community manager, il reputation manager, eccetera. E questi profili poi sono entrati nell'ambito della norma 11621. Quindi potete andare benissimo anche sul sito Skill Profiles e scaricarvi il PDF del profilo, anche perché in questo modo potete vedere quali sono le conoscenze e abilità che questo professionista può e deve avere e quali sono naturalmente anche le sue competenze. Se volete saperne di più sulle learning specialist potete andare sul sito che da qualche giorno è online, che è proprio e-learningspecialist.eu, o qui trovate anche la mia email che è semplicissima, pasquale.popolizio@gmail.com. Ecco qua, ritorniamo. Spero che abbia dato un piccolo suggerimento, un piccolo contributo come dire, a questo complesso settore che è adesso la didattica a distanza, che non si può liquidare certamente in due battute, ma che necessita di continue e sempre maggiori riflessioni. E vi ringrazio. Buona serata e buon lavoro e che stiamo tutti bene. Questa è la cosa principale. Grazie. Bene, grazie, grazie a tutti. Ecco, penso a nome di tutti i partecipanti di ringraziare i relatori per la puntualità, la precisione con cui hanno saputo trattare gli argomenti a loro affidati. E,
do un attimo la parola anche all'avvocato Emanuele Montemarano, se vuole aggiungere qualche aspetto rispetto anche a eventuali domande che sono arrivate, poi andiamo ai saluti finali. Prego. No, Presidente, avevo acceso la webcam per associarmi ai saluti. Io ho risposto a tutte le domande in chat, nella parte pubblica, invia a tutti, quindi potranno visualizzare le risposte. Quindi era solo per associarmi ai saluti. Sì, sì, no, no, ma rimanga pure. Niente, io penso che è un'esperienza che abbiamo cominciato in periodo di lockdown, il 24 giugno siamo riusciti a concludere questo iter per poter essere pronti e consegnare alle scuole queste linee guida, ecco, da settembre 2020. L'aspetto importante che è stato accennato, ma vorrei recuperare, che non è soltanto non sono solo linee guida per l'esperienza del Covid, no. Che cosa ci ha fatto maturare questa esperienza e da settembre 2020 quale modalità di fare scuola, ecco, può nascere? È nata già, però dobbiamo approfondirla, e sicuramente anche l'incontro di stasera ha ulteriormente aperto la nostra mente, le nostre attenzioni, i nostri pensieri, anche se fosse solo di dire, ecco, non possiamo pensare la didattica a distanza come fare scuola in un modo diverso, attraverso uno strumento diverso, ma come se fossimo in classe. No, non è la stessa cosa. E abbiamo bisogno di approfondire, abbiamo bisogno sempre più di essere esperti in quest'ambito, ma ripeto, non solo nell'emergenza, ma perché è guardare al futuro che apre nuove opportunità per tutti noi. Ecco, allora, come vi dicevo, tempestivamente renderemo pubblico la registrazione degli interventi di stasera, ma soprattutto arricchiremo anche con varie opportunità che vanno ad aggiungersi alle proposte del mercoledì della FIDAE, con ulteriori approfondimenti, con corsi specialistici, con approfondimenti particolari, ma anche con la possibilità di accompagnarvi per dei percorsi da fare nelle vostre scuole, anche aiutandovi, se è possibile, anche attraverso i bandi Fonder. Io qui porto anche i saluti di tutto il Consiglio nazionale, perché dietro a tutto questo lavoro, alle 3S che vi ho citato all'inizio, c'è un lavoro di squadra innanzitutto e soprattutto del Consiglio nazionale, che all'indomani del lockdown, cioè era 4-5 marzo, per tutto il periodo del lockdown ci siamo visti quotidianamente, anzi qualche volta anche due volte al giorno, un lavoro intenso di squadra che si è concluso un anno in modo eccellente con un incontro a Palermo dove abbiamo lanciato anche un messaggio forte. Ecco, la FIDAE c'è, la FIDAE vuole accompagnare le scuole e vuole creare squadre, perché, lo ripeto ancora, da soli non possiamo andare avanti. La disponibilità a collaborare, anche quell'attenzione di saper cogliere le risorse, le ricchezze presenti in ogni scuola. Noi fare rete significa questo, che ognuno mette a disposizione le proprie buone pratiche e ne attinge altre. È fondamentale, perché fare rete significa questo, mettere insieme delle risorse, perché messe insieme diventano ricchezza per tutto. Se fossero, lo dico spesso, lo ripeto oggi, se fossero oggi presenti i fondatori delle nostre opere, ci inviterebbero, ne sono certa, a lavorare in rete, a lavorare insieme. Solo così possiamo guardare al futuro. Grazie ancora, vi auguro una buona serata, ma soprattutto un buon proseguimento di un anno scolastico che, come è stato già detto, ci trova meno impreparati di marzo, ma forse anche più consapevoli di quello che ci aspetta. Buona serata a tutti e grazie ancora ai relatori, a tutti i partecipanti, alla cabina di regia del progetto hashtag Vogliamo Fare Scuola,
e anche a tutto il Consiglio nazionale. Grazie e buonasera a tutti.